grandissimo genio, Leonardo da Vinci. Fu uno tra i maggiori esponenti del Rinascimento, insieme a Tiziano, a Raffaello, a Michelangelo. Anni magici per la nostra cultura tra il 1400 e il 1500. Gli studi di Leonardo spaziavano per tantissime materie e ci ha lasciato un patrimonio inestimabile di opere. Pensate, circa 6.000 pagine di appunti. Appunti di materie come zoologia, astronomia, fisica, statica. Leonardo nacque a Vinci, vicino a Firenze, il 15 aprile del 1452. Suo padre, Piero D'Antonio, si preoccupò di dargli un'importante cultura, d'altra parte lui era un notaio. Così Leonardo studiò addirittura la musica. Però non visse quasi mai con suo padre. Visse a Vinci, insieme ai suoi nonni, e tutto il giorno, fino al 1469, si divertiva disegnando ciò che più lo colpiva della natura. Il padre lo teneva sempre e comunque sott'occhio e si era accorto della sua propensione per le arti figurative, per la pittura. Così decise di mandarlo a bottega del più grande maestro di Firenze, Andrea del Verrocchio. Il Verrocchio si accorse del grandissimo genio quando un giorno lo mandò a completare un dipinto, il battesimo di Cristo. Leonardo fece un angelo grandioso. Il Verrocchio rimase stupito e quindi capì che l'allievo aveva superato il maestro. Come ogni vero genio, aveva anche dei difetti. Per esempio, sono tantissime le opere giovanili lasciate incompiute, proprio perché lui andava sempre alla ricerca della novità, della perfezione. E così non finiva i lavori che gli venivano commissionati. Nel 1482 si spostò a Milano e si presentò a Ludovico il Moro con un elenco di ben 36 attività nelle quali poteva essere impiegato proficuamente. Restò a Milano per 20 anni. Si occupò tra le altre di campagne militari, di armi, di urbanistica e di apparati per feste e celebrazioni. Ovviamente non trascurò mai la pittura, infatti sono di quel periodo la Vergine delle Rocce, la Dama con l'Ermellino. Ma l'opera sicuramente più importante è l'affresco che è stato fatto a Santa Maria delle Grazie, l'Ultima Cena. Iniziò questo lavoro nel 1495 e lo terminò nel 1497. Anche quest'opera rischiò di finire tra quelle incompiute. I suoi committenti lo indussero a terminare quello che si rivelerà un capolavoro. Lasciò invece clamorosamente incompiuta la statua equestre che gli commissionò Ludovico il Moro, che doveva raffigurare il padre, Francesco Sforza. Nel 1499 arrivarono a Milano i francesi, che cacciarono gli Sforza, quindi Leonardo dovette tornare a Firenze. Nel 1503 gli venne commissionato un affresco grandissimo che doveva raffigurare la battaglia di Anghiari. Sperimentò una tecnica di pittura innovativa, che però non diede i risultati previsti. Praticamente mise della cera insieme ai colori. Così, finché completava l'opera, questa si scioglieva davanti ai suoi occhi. Nel 1517 andò in Francia, ospite del re Francesco I, e si portò con sé anche il disegno della Gioconda, alla quale lui teneva tantissimo. Terminò il ritratto nella sua nuova dimora, ad Amboise, che era dove abitava il re di Francia. Nel 1519 Leonardo muore e la leggenda narra che sia spirato tra le braccia del suo grande amico, il re. Uomo del Rinascimento. Non avendo fatto studi tradizionali, era uomo senza lettere e quindi la sua conoscenza si basava sull'esperienza sul campo, sempre spinto dalla voglia di capire. Ma quali sono state le principali invenzioni di Leonardo? Ne fece di tutti i colori. Dall'elicottero al palombaro, dal paracadute al carro armato. Era un uomo capace di anticipare i tempi.
Leonardo fece passi da gigante nel campo dell'anatomia e da grande visionario e da genio riuscì a inventare meccanismi, leggi fisiche che solamente secoli dopo sarebbero state scoperte. Leonardo elaborò il Codice Atlantico, una serie di manoscritti, di progetti, di innovazioni che se fossero stati realizzati con le dovute modifiche avrebbero portato avanti di 3-4 secoli le lancette della storia. Ciao, alla prossima!